Inizia in questo momento il match. Rubin che cerca di entrare in area di rigore, vince un contrasto, pericolo, la palla dentro e poi incredibilmente da due passi a porta vuota sbaglia, cercano di affondare con questo pallone in zona Sciacca che scivola e spalanca il campo a Bortoluz che sbaglia ancora. È un'azione interessante questa dell'Inter per Ocampo che la mette in area di rigore, Bigotto in scivolata, non ci arriva. Mira il taglio splendido da parte di Puskas che cerca la conclusione in 1-2. Prova l'azione personale col mancino a campo, entra in area di rigore, poi va giù, calcio di rigore. La rincorsa da parte del rumeno che spiazza il portiere avversario Maggiotto e segna l'1-0 Inter in vantaggio. L'ottimo pallone sulla sinistra per Baldini che mette il turbo, entra in area di rigore, ancora Baldini, va giù e c'è ancora penalty. È la possibilità ancora dal dischetto per l'Inter. Con la rincorsa di Gennaro Acampora che non sbaglia, 2-0 e primo gol in campionato di Acampora, la sua apparizione numero 5. Dalla riva che cerca il cross dentro, la testa di Bigotto e la parata di Maggiotto. Inizia in questo momento la ripresa, cerca Bigotto l'azione personale con il tentativo che termina sul fondo. Ci prova Bizzotto per vie centrali, il pallone per Eulogi in area di rigore. Eulogi si ferma, il tiro di Eulogi, palla sul fondo, occasione per il Cittadella. Ha spazio adesso l'Inter per vie centrali con Baldini che avanza palla al piede, cerca la sovrapposizione di Dalla Riva, ci arriva il numero 3, il colpo di tacco di Dalla Riva per Baldini che arriva sul pallone, sfrutta una carambola, entra in area di rigore, Baldini fa tutto da solo, Baldini che la piazza! 3-0 Inter, il primo gol della stagione di Enrico Baldini. Mira che si ferma, gioco di gambe, poi la piazza anche Mira, la respinta non è finita, ancora Baldini che cerca la doppietta personale, non è finita, ancora Baldini la mette dentro dalla parte opposta dell'area di rigore, arriva Dabo, palla sul fondo. Il cross di Rizzon dentro e con il petto va poi Bortoluz, ancora lui, palla che resta a metà tra Dalla Riva e Baldini, ne approfitta Rizzon che fa tutto da solo, in area Rizzon e la palla sul fondo. Baldini che si accentra, movimenti perfetti là davanti, arriva il taglio di Bigotto che si ferma, la conclusione di Bigotto col mancino, palla sul fondo. Ancora in area di rigore, Baldini poi serve Dalla Riva che può andare al cross, dentro Puskas non ci arriva e poi Mira, la conclusione ancora Mira e la parata da parte di Maggiotto. Pallone all'altezza del primo palo, poi resta lì in area di rigore con Puskas che non sa dove girarsi, cerca l'1-2, arriva poi Dabo che non riesce a concludere. Capello occupa la corsia centrale, la palla è per lui, posizione regolare, Capello si ferma, Capello la palla con il destro, finisce sul fondo. Pinton, poi attenzione al pallone, posizione regolare Puskas che cerca il pallonetto. Tentativo di Lucon che si trova tu per tu con Maniero, la palla dentro, il gol del Cittadella. Il gol della Cittadella con Eulogi. L'ottimo pallone per Puskas in area, Puskas e la paratona di Maggiotto qui. L'arbitro dice che basta così, Inter batte Cittadella 3-1 sul campo dei Veneti, due calci di rigore nella prima frazione, rispettivamente di Puskas e Acampo, in apertura di ripresa il terzo gol a firma Baldini, accorcia le distanze il Cittadella con Eulogi. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...